un'iniziativa assolutamente di valore e segna un momento importante nel cammino che sta svolgendo la rete relativa allo sportello autismo. Noi come scuola Rossetti, come istituto comprensivo Rossetti, siamo capofila di una rete di scuole che sta diventando sempre più ampia. Siamo partiti 2 anni fa da Monte Odorisio, siamo arrivati l'anno scorso ad avere un accordo di rete con 5 scuole e iniziamo l'anno in 10, quindi c'è stata veramente una crescita esponenziale. Oggi organizziamo un'attività formativa fortemente voluta con una formatrice che ha decenni di esperienza nell'ambito della scuola, proprio per proporre una modalità di approccio che sia centrata sulle necessità e sulle caratteristiche della scuola. Quindi, attraverso questa formazione, ci proponiamo di arricchire la professionalità dei docenti che operano quotidianamente nella nostra scuola per promuovere delle attività di classe che siano sempre più centrate sui bisogni di ciascun alunno che ha diagnosi di autismo. A sottolinearlo è la dirigente Cristina Eusebi, a margine del primo incontro del percorso formativo iniziato ieri a Vasto e dal titolo Verso l'autonomia pratica dell'intervento psicoeducativo, favorire l'indipendenza degli alunni con diagnosi di autismo utilizzando strumenti osservativi attraverso la documentazione dell'educazione strutturata. 140 docenti provenienti dalle scuole del Vastese che fanno parte della rete dello sportello atipicamente si sono dati appuntamento nell'aula magna dell'ITSET Palizzi di Vasto. Questo percorso è il risultato della sinergia tra l'ambito territoriale numero 8 e la dirigente Cristina Eusebi, che ha organizzato il corso in qualità di promotrice dello sportello. È molto importante per la nostra città, ma direi per la regione intera, perché vuole portare avanti una formazione approfondita e finalizzata a rendere competenti gli insegnanti nell'affrontare i ragazzi, in questo caso del primo ciclo e con diagnosi di autismo, ha aggiunto la dirigente e coordinatrice d'ambito Nicoletta Del Re. La relatrice è la dottoressa Cesarina Xaiz. Dottoressa Cesarina Xaiz, psicomotricista e terapista della famiglia, quali sono le difficoltà che vivono i bambini con spettro autistico all'interno della scuola? Ma io penso che le difficoltà maggiori che incontrano sono legate all'organizzazione della scuola, perché spesso ci sono docenti di qualità, di buona volontà, che saprebbero fare delle cose utili, però l'organizzazione della scuola a volte è faticosa. Possono cambiare gli insegnanti con troppa frequenza. Può non esserci un luogo adatto e studiato appositamente per questi bambini che possono avere dei fastidi rispetto alla confusione, al rumore, alla prossimità sociale. E quindi io penso che la cosa prima, dentro cui poi ci si possano mettere i contenuti di insegnamento, sia legata proprio alla struttura, all'organizzazione dello spazio, del tempo, del compito e quindi una ricerca, diciamo, per far stare bene i bambini, tenendo conto di quelle che sono le difficoltà di questi bambini che sono di vario genere, proprio legate come dicevo prima, al rumore, alla confusione, al non capire che cosa sta succedendo e quindi direi proprio la necessità di una struttura. E quali sono le difficoltà che vivono quindi i docenti? Le difficoltà dei docenti penso che anche queste possano essere di tipo organizzativo, perché spesso l'insegnante di sostegno è solo. E spesso, quando non c'è l'insegnante di sostegno, l'insegnante di classe è solo e in difficoltà a mantenere il lavoro di una classe e di un ragazzino in difficoltà. Quindi anche qui servirebbe proprio un'organizzazione che permetta all'insegnante di sostegno di fare quello che serve al bambino fare da solo. Una collaborazione tra insegnante di sostegno e di classe per vedere che cosa quel bambino può fare in classe, quali cose può condividere con gli altri bambini, soprattutto cose che
è importante insegnargli da solo in situazione individuale e poi fargliele spendere insieme dapprima a un solo bambino e poi anche a un piccolo gruppetto. Quindi ci sono delle strategie per favorire l'indipendenza di questi alunni? Assolutamente sì, non si può più dire che con l'autismo non si sa cosa fare. Con l'autismo si sa cosa fare, semmai è difficile farlo e quindi questo porta così a volte a non farlo o a non poterlo fare, al di là insomma, della buona volontà. Qual è il consiglio che dà più spesso su questo fronte? Sono noiosa, ma costruire una collaborazione con tutte le persone che interagiscono col bambino, quindi con i terapisti, gli educatori, insegnanti di sostegno, insegnanti di classe, genitori, in modo che ognuno possa fare la sua parte al meglio e poi si possano mettere insieme le competenze. Oggi incontra i docenti vassesi, quali sono le preoccupazioni che emergono sempre nel corso di queste iniziative formative? Ma tantissimo emergono problemi legati al comportamento dei bambini che non, a volte è difficile gestire e qui la mia risposta è che i problemi di comportamento principalmente nascono quando non riusciamo a capire i bisogni del bambino, quando non riusciamo a capire che cosa fare, cosa è utile fare. Quindi bisogna partire da quelli? Partire dalla la prevenzione, il problema di comportamento noi non diremmo di applicare subito le tecniche per affrontare il problema di comportamento, ma prima fare tutto un lavoro sulla prevenzione, cioè capire che cosa posso fare con questo bambino, dove, con chi, facendo che cosa, insomma chiarificando, ecco, diciamo, tutto quello che è il contesto.